Ieri mi sono arrivati questi. Fa talmente schifo da sembrare quasi bello. E dato che per lavoro io utilizzo questo microscopio elettronico digitale, voglio capire di cosa è fatta la sua gelatina. O presunta tale. Questo è uno strumentino molto utile nel mio lavoro quando devo andare a scovare dei micro integrati chip piccolissimi di cui altrimenti non riuscirei mai a leggere la sigla, il nome, come ad esempio questo che ora leggiamo essere chiaramente un 101. Abbiamo il LED che è abbastanza comodo, forse un po' forte, e ovviamente anche la messa a fuoco. Poi possiamo anche scattare delle foto o registrare dei video di quello che stiamo facendo. Davvero davvero molto utile. Un'altra cosa figa che possiamo fare con un microscopio di questo tipo è la possibilità di andare a visualizzare i pixel o subpixel se preferite. Guardate che figata. Questa è l'icona di WhatsApp. Questa invece è l'icona di Instagram. Guardate i colori. Verde, blu, rosso. Ora però voglio vedere questo schifo come è composto. Mamma mia, nemmeno si appiccica al metallo, all'alluminio. Fa davvero schifo, ragazzi. Sembra un misto tra moccolo e quei cosi che si appiccicavano alle pareti. Comunque mettiamo a fuoco e vediamo come è fatto questo schifo. Tra l'altro riflette davvero tanto la luce. Che roba strana, ragazzi. Guardate com'è particolare. Si vede anche la mia unghia nera. Wow. Insomma, ragazzi, resteremo con il dubbio se quella gelatina è roba terrestre oppure no. Comunque questa era una scusa per mostrarvi le potenzialità di un microscopio elettronico digitale di questo tipo che avete visto spesso nelle mie storie su Instagram e post su Facebook e mi avete chiesto di mostrarvi in un video dedicato. C'è anche un peletto, un apparecchio insomma che a me piace molto e lo trovo molto comodo, un acquisto consigliato sia per chi vuole utilizzarlo per fini professionali sia per chi lo vuole utilizzare per svago o altre cose. C'è anche un piccolo menu, nulla di troppo complesso, comunque è presente. Ma no, sto schifo vomitato, mi ha lasciato una macchia schifosa. Ok ragazzi, questo video era un po' un pretesto per mostrarvi questo interessante, almeno secondo me, microscopio elettronico digitale, dato che mi avete chiesto tante volte di farvi vedere come funziona e avete visto che il suo funzionamento è davvero molto semplice. Abbiamo una rotellina qui dietro per alzarlo e abbassarlo, il fuoco, la rotellina per i LED inferiori e poco altro. Possiamo scattare foto e registrare video direttamente nella micro SD. Un apparecchio utile, come già detto, sia per chi deve lavorare, sia per chi vuole cazzeggiarci un po'. Non sto a dirvi troppo le specifiche tecniche, dato che questo che sto utilizzando è un modello vecchiotto, l'ho acquistato più di un anno fa. Oggi si trovano modelli più recenti, più definiti, con qualche miglioria qua e là. Comunque i loro prezzi variano dai 50 ai 100 euro circa. Vi lascio un po' di link per acquistarli in caso questo prodotto lo troviate interessante qui sotto in descrizione video. Invece eventuali coupon li pubblicherò come sempre nel mio canale Telegram ufficiale di offerte Tech Best Deals, linkato anch'esso qui sotto, entrateci. Ok, ma ora ditemi voi cosa ne pensate di uno strumentino, tra l'altro è pure fuori fuoco ora, ok, di questo tipo. Lo trovate interessante? Lo utilizzereste oppure no? Avete dubbi o domande? Beh, parliamone qui sotto nei commenti. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. Noi ora ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicts2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi! Thank you.